Torna al tema dell'imprevedibilità nel processo per la tragedia di Rigopiano, anche la difesa dell'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, rappresentata da Giulia Delerma e Raffaella De Vico, ha incentrato la sua arringa su questo aspetto, legato a quanto affermato dai superperiti del Tribunale, che di fatto non hanno escluso una relazione tra le scosse di terremoto e la valanga. Imprevedibilità dunque elemento preponderante, mancanza di nesso causale, a discolpa dell'imputato De Vico, sul quale, sempre secondo la difesa, non si può contestare nemmeno la cooperazione colposa, perché non ci sono riscontri probatori a riguardo, ma anche aggiunto che riguardo all'adozione del PRG e del mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale, mancavano gli strumenti normativi che la Regione ha fornito solo con delibera regionale nel 2015, quando De Vico già non era più sindaco. È stato anche tirato in ballo il procedimento che ha coinvolto De Vico per le autorizzazioni rilasciate per la costruzione del centro benessere, procedimento che tra l'altro l'ha visto assolto. In giornata previste arringhe per altre posizioni minori, mentre domani sarà la volta dell'ex prefetto Francesco Provolo, difeso dall'avvocato Gian Domenico Cajazza.